regionale. Rapportare le priorità alle risorse disponibili, avere un quadro completo delle case agibili e non per poter permettere a chi può di poter rientrare nelle proprie case, e poi fare il punto della situazione con la protezione civile, la forestale, i vigili del fuoco e le istituzioni, assessorato regionale lavori pubblici e territorio e ambiente. È stata centrata su questo la visita che il presidente della regione, Raffaele Lombardo, ha fatto nel Messinese, nelle zone colpite dalla frana che ha devastato l'intera popolazione. Una visita iniziata sui luoghi coperti dal fango ormai da 20 giorni e che di fatto ha interrotto tutte le attività della popolazione del Messinese. Lombardo è stato accompagnato dal dirigente regionale della Protezione Civile, Salvatore Cocine, insieme ai volontari della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco al lavoro con uomini e mezzi per sgomberare le case e le strade dal fango sceso dalla montagna. A seguire il presidente della regione in conferenza stampa ha spiegato che serve di più in termini di finanziamenti per riportare alla normalità la zona colpita dalla frana e per questo saranno richieste risorse regionali, nazionali ed europee. Oggi abbiamo 60 milioni più 20 milioni, chiaramente quanto serve è molto molto più consistente, metteremo insieme risorse regionali, statali ed europee. E per far attenzionare maggiormente la situazione dalle istituzioni europee è prevista per domani la visita del dirigente generale della Commissione europea a Prado. Saremo da queste parti giorno 21, mercoledì, con un direttore generale della Commissione europea, col quale torneremo a vedere che cosa succede e col quale vedremo di utilizzare fondi di una sorta di, appunto, di finanziamento per la solidarietà che purtroppo va potenziato perché di risorse ce ne sono poche, compresa la possibilità di utilizzo di risorse e di fondi strutturali che negli anni scorsi non sono stati investiti. Qua c'erano muri di cemento.